Benvenuto a tutti e a tutti, ben ritrovati con il Festival Due Punti, il festival diffuso su cibo, ecosistemi e cultura eh, organizzato da tre dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino. Come ormai sapete, perché ci seguirete ormai da, penso, spero, da tanti mesi, eh, i tre dipartimenti sono il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e Alimentari, il Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne. Questa sera ci occuperemo di far luce su un piccolo gioiellino che custodiamo all'interno del campus, il campus di scienze agrarie, forestali e alimentari e che condivide appunto con il Dipartimento di Scienze Veterinarie. Eh, si tratta del Museo appunto di Scienze Veterinarie. Eh, probabilmente chi vive a Grugliasco o chi vive a Torino mh, non è del tutto consapevole dell'esistenza di questo museo. Lo sappiamo, ci stiamo attivando per cercare di farlo conoscere sempre di più perché è un museo che custodisce tantissime storie. Ehm, e quindi nulla, questa sera ci fa piacere che siate qua a seguirci per iniziare appunto a conoscerlo insieme a noi. Ne parleremo con il professor Marco Galloni. Buonasera professor Galloni. Buonasera. Il professor Galloni è l'ex direttore del, di, del, del museo, ex perché per sua fortuna è riuscito ad andare in pensione <ride> e qui a novembre non è più effettivamente il, il direttore del museo, ma ha contribuito ampiamente. Ehm, a creare la collezione che attualmente il museo ospita, ha contribuito a strutturarlo e quindi siamo felici di essere qua con lui eh, a parlarne perché ha sicuramente molta cognizione di causa. Sarà intervistato da Riccardo Fortina. Buonasera, professor Fortina. Buonasera. Il professor Fortina invece eh, insegna al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, si occupa di produzione di animali e in particolare di nutrizione animale. E quindi insomma. È un pochino dall'altra dall parte della, della barricata nel nostro campus, ma in realtà eh, si occupa appunto anche lui ampiamente di, di animali. Allora, io eh, vi farei vedere un piccolo trailer che abbiamo preparato giusto per entrare un pochino nell'atmosfera della serata. Ecco, ciao Marco. Ciao. Ciao, ciao Riccardo. Allora, beh, io ti conosco da tanti anni, conosco le tue passioni, che in parte sono anche le mie, perché lo sappiamo, ci piacciono delle cose in comune. Però questa, questa del museo è una, una prerogativa veramente tutta tua. Allora vorrei che così insomma, dicessi anche a chi ci ascolta come è nata questa tua passione per il collezionismo, per questa, questa arte di, di creare arte museale insomma, se ci racconti un po' la tua storia e poi la storia del museo Sì, eh, beh chiaramente alla base c'è una passione no? per le cose antiche una curiosità per la storia dei, delle persone, del passato la conoscenza, diciamo una consapevolezza che dietro a tutto quello che noi facciamo, qualunque cosa facciamo dentro l'università, c'è un passato praticamente che è bello ricordare perché Vengono fuori poi anche un sacco di, di notizie, un sacco di cose assolutamente entusiasmanti. Io mi sono sempre occupato della storia di tutto quello di cui mi sono occupato, e perciò, dato che, perché io sono un biologo, eh, però sono andato a lavorare, venuto a lavorare a veterinaria in realtà tantissimo tempo fa, è dal '75 che, che bazzico la, la, la facoltà di allora. Eh, anche a veterinaria mi sono occupato ovviamente di storia perché guardandomi in giro vedevo dei, degli oggetti, dei reperti, leggevo, trovavo dei libri, delle carte che ricordavano, suggerivano delle storie veramente molto interessanti. Il in realtà poi questa cosa si è allargata. Ehm, io ho anche eh, praticamente fondato un altro museo che in realtà si chiama Archivio Scientifico e Tecnologico dell'Università di Torino, che è un'altra storia, però è praticamente un museo eh, che copre. Tutti, eh, tutte le facoltà del, dell'università non ha limiti, non è come questo di cui parliamo stasera, che è legato a una ex facoltà, una scuola, a un dipartimento al giorno d'oggi. Eh, L'altro, l'archivio, invece si occupa veramente di tutte le discipline insegnate nell'Università di Torino, perciò è una cosa molto grande, ma è solo per dire che appunto la curiosità... E, e l'amore del conservare, del capire, del valorizzare, del raccontare eh, degli oggetti e delle storie che stanno, gli stanno dietro eh, è, è assolutamente una mia passione. Sì. Veterinaria è una, è una scuola molto antica, la, quella di Torino è la più antica d'Italia, fondata nel 1769, ancora nel Settecento, all'epoca dei Lumi, ancora prima della rivoluzione francese, cioè proprio è una, è una scuola appunto che ha le sue radici nel periodo dell'illuminismo come è stato poi interpretato eh, da, eh, a Torino in un ambiente che era, che era recettivo anche agli temi scientifici e tra l'altro anche qui vediamo Carlo Emanuele III, che è proprio il re che ci ha fondati nel 1769, e, e siamo nati come una scuola militare perché a quei tempi badare ai cavalli, saper, saperli ferrare, mettere i ferri agli zoccoli e saperli anche curare e seguirne. Il, Diciamo, anche a livello zootecnico, no? la produzione dei cavalli era un interesse per l'esercito, era un problema fondamentalmente militare oltre che civile, il cavallo era il mezzo di trasporto però in realtà appunto inizialmente in taglio militare. Ecco. E poi c'era la scuola di cavalleria, no? Quindi... Quella è venuta, sì certo, è, è siamo, siamo in quelle temperie lì. L'uomo che vediamo adesso nell'immagine, Giovanni Brugnone, è proprio la persona che il re mandò a studiare a Lione, che era stata fondata pochissimi anni prima ed è stata la vera prima scuola di veterinaria in tutta Europa. Brugnone, che era già chirurgo, laureato, era anche già un docente, va a Lione, impara la veterinaria, torna... Qui da noi e presso il Castello di Venaria Reale fonda questa scuola e, e la conduce anche fino al 1810, perciò per tantissimi anni. Lui è il docente, anzi unico, e tra l'altro come vediamo questo libro eh, è, deve, scrive anche i primi trattati. Scrive un trattato sui cavalli, l'ippometria, ne scrive un altro sui bovini, la bometria. E questi sono termini molto antichi ma diciamo erano dei compendi che trattavano dalle malattie ovviamente essendo una medicina veterinaria però alla, alla zootecnia ai al problemi alimentari della gestione zootecnica appunto degli animali in generale teniamo conto che a quei tempi il cavallo era il re di tutta la la, sì. la veterinaria, in seconda battuta venivano i bovini perché comunque fonte di alimentazione anche loro, eh, fonte di energia, pensiamo al bue che trae l'aratro la no? per esempio, e di alimentazione naturalmente e, e, e solo molto tempo dopo l'interesse dei veterinari si sposta poi pian piano anche sugli altri animali da, da cortile, da zootecnia sì. e, e arriva anche ai cani. L'evoluzione che c'è stata poi a, a oggi, perché al giorno d'oggi i veterinari tendono a occuparsi soprattutto di mali da compagnia. Sì. Però questo museo, così insomma parlando, sembra quasi di più un museo del veterinario che non il museo della veterinaria, o no? Beh, certo, te... certo e, e, ci fa, e ci fa assolutamente piacere questo perché eh, il, la, il, ci sono vari musei del, di veterinaria in giro per l'Italia e per l'Europa, nelle varie facoltà, nelle varie scuole, molto spesso sono legati a singoli settori, cioè per esempio classicamente molti sono musei di anatomia veterinaria, eh, perciò con scheletri, con pezzi anatomici e cose del genere, Pi è più raro che in realtà cerchino come invece cerchiamo di fare noi, di eh, conservare e perciò testimoniare il, il lavoro, sia quello della ricerca che si fa, ovviamente, che si, o l'insegnamento, ma anche poi il lavoro quotidiano del veterinario. Yeah, yeah, yeah. Così, insomma, per chi non l'ha mai visto, ci spieghi un po' come è organizzato, se ci sono delle sezioni particolari. Certo, certo. Ma guarda, dunque c'è un eh, praticamente è diviso in due parti, il vero e proprio museo della veterinaria e poi un museo di parassitologia dedicato a Edoardo Perroncito di cui parliamo sicuramente comunque anche tra poco. E, il, il Museo della Veterinaria, che tra l'altro qui nella sede di Grogliasco ha avuto un, uno spazio: Adeguato, molto, Abbiamo una bellissima sala eh, che, che permette di conservare e di esporre molte, molte cose. Parte con, intanto con un ricordo del, del Maniscalco, cioè c'è una ricostruzione del, dell'ambiente del Maniscalco perché proprio la mascalcia è stata l'origine storica della, della veterinaria prima che nascessero le scuole di veterinari appunto nel Settecento e la cura anche delle malattie era affidata ai maniscalchi, che erano praticamente i, 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 quelli che seguivano appunto la ferratura del cavallo, che era fondamentale, e anche la ferratura del bovino, perché non dimentichiamoci che un bue che debba trainare l'aratro, anche lui ha bisogno di proteggere lo zoccolo con, con dei ferri opportuni. E, e dato che appunto il maniscalco si occupava di, degli animali, a lui ci si affidava anche quando venivano delle malattie però è chiaro che a volte le malattie erano delle malattie eh, eh, delle cioè non sono delle eh, diciamo sono delle zone cioè delle scusami eh, sono delle malattie infettive molto gravi, peste bovina per dire, altre malattie che colpivano la morva, cito proprio solo così, ce ne sono tante, il carbonchio, eh, malattie che tra l'altro a volte dall'animale si potevano trasmettere all'uomo, eh, colpendolo perciò e portando anche a morte, come alcune di queste malattie sono veramente molto pericolose, anche la tubercolosi passa dal bovino, è eh, passata spesso dal bovino all'uomo ed è chiaro che in quel caso ci si appellava poi a volte al, al medico umano per, per cercare di almeno con diciamo con dei metodi naturalmente del tempo che erano estremamente limitati e poi la veterinaria come si dimostra anche nel museo segue pian piano a ruota i, i progressi della medicina umana portandoci perciò sia nella, negli aspetti chirurgici sia negli aspetti farmacologici diagnostici anche Acquisisce pian piano, fa dei progressi autonomi perché appunto molti, molti ricercatori, molti scienziati, molti professori hanno lavorato su varie discipline e, e però spesso con, con degli input che venivano dalla medicina umana. Questo oggetto che state vedendo è particolarmente curioso perché vedete, si tratta di una. In realtà di una mano di un cavallo, l'arto anteriore, l'arto toracico, e se vedete ci sono all'altezza dell'articolazione delle linee, delle righe no? parallele e dietro c'è appoggiato un, un ferro, uno strumento. E se, è praticamente sembrerebbe un saldatore. Non so se avete presente un saldatore. Ecco, in realtà è un cauterio. E quelle strisce che vedete lì impresse sulla pelle, dove, dove manca il pelo, sono delle bruciature fatte con creando quelle linee e il, qui vediamo lo schema che c'era nei testi di chirurgia di quel tempo, un testo ottocentesco, vedete che su questo cavallo sono segnati delle aree con dei puntini, delle linee, delle, e questo ci ricorda che nell'Ottocento ancora ehm, vi era un, vi erano, si seguivano delle teorie, qui vediamo una vecchia foto, tra l'altro ecco una delle Cose di cui è molto ricco è il museo di veterinaria sono foto antiche. Qui vediamo una foto inizi Novecento. E dalla dimensione di questa bovina che è molto piccola. Questo è Esatto, molto piccola. Appunto, tu hai, sei in grado di valutare questo. Qui vediamo che, è, vediamo che è condotta da un inserviente di veterinaria che sul berretto e sul, e sul bavero ha eh, il, il simbolo, il logo dell'antica dell scuola di veterinaria. Però, vedete anche che anche questo animale, a livello della, della coscia, ha questo. Questi segni, questa specie di V, no, vedete, rovesciate, anche quelle sono delle focature. Il concetto era la teoria del controstimolo: cioè quando una. E questo lo faceva anche negli uomini, eh, le, le cauterizzazioni si facevano anche sull'uomo, queste bruciature. Dovevano servire proprio come controstimolo. Se c'era una malattia che causava un dolore, questo animale chiaramente, evidentemente zoppicava, aveva dei problemi. Ecco, il fatto di causargli, come si vede anche in questo disegno, con dei ferri arroventati delle bruciature, avrebbe prodotto localmente uno stimolo di reazione che avrebbe fatto anche passare la, mal la malattia no? che aveva causato il tutto. Ed è una ed è, sono delle testimonianze veramente importanti. Io credo che un preparato come quello che avete visto, quello vero, eh, sia rarissimo. Io non ne ho mai visto altri in altri musei e comunque è sicuramente raro, ecco. Dunque, è che, insomma, la medicina veterinaria e il veterinario hanno fatto progressi da, que, da quegli anni ad oggi, no? Cioè, nel sì, museo, è, altro, abbiamo, è solo il passato, credo. No, 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 infatti, infatti tra l'altro, appunto, seguiamo con i nostri reperti con il racconto che tra l'altro facciamo, perché le visite, tornando proprio a parlare di museo, le visite sono sempre state visite guidate. Le visite che, che molto spesso ho condotto io, in prima persona, eh, la dottoressa Patrizia Peila che è la mia. Aiutante, quella che adesso conduce insieme, tra l'altro, al professor Gianni Re, che è subentrato a me come direttore del museo. Diciamo, le visite sono sempre state visite guidate perché c'è molto da raccontare, l'ambiente è relativamente piccolo, e perciò una guida che spieghi è, è sicuramente importante. e Abbiamo avuto anche sempre abbastanza visite di scolaresche, per esempio, dei del Grugliasco e delle, dei comuni vicini eh, anche da Torino i nostri studenti stessi di veterinari adesso hanno imparato a venire a vedere il museo a incuriosirsi delle cose tra l'altro io a lezione ogni tanto facevo delle, delle battute su queste cose appunto anche per stimolare un pochino e dicevamo che eh, noi soprattutto siamo molto attenti a testimoniare non solo le cose molto antiche ne abbiamo di antiche e importanti però è importante testimoniare l'evoluzione, la storia anche arrivando a tempi relativamente recenti, perciò raccontiamo eh, del, dell'arrivo di tecnologie tipo cioè, i raggi X, i raggi X arrivano a veterinaria e trovano un'applicazione importante, oppure le vaccinazioni, oggi si parla tanto di vaccinazioni, ricordiamo che nel mondo veterinario le vaccinazioni sono state eh, importantissime, l'uso dei sieri, dei vaccini, ehm, il siero anticarbonchioso anti per esempio è stata una cosa importante, pensiamo al problema della rabbia, il siero antirabbico, una volta la rabbia trasmessa dai cani e dai, eh, dai carnivori, da altri animali, comunque era una malattia gravissima di cui i veterinari si sono fatti... Eh, un grosso problema arrivando a trovare delle soluzioni e qui collaborando spesso appunto anche con la medicina umana da cui traevano eh, spunto da cui traevano molte, molte, eh, molti vantaggi per esempio se consideriamo eh, ecco qui ecco questa immagine ci fa vedere appunto l'attenzione nostra alla, alla storia antica relativamente. Guardate, in un'unica un, un fotografia ci sono due ritratti di personaggi del Settecento, tra l'altro di cui non conosciamo l'identità, ma che erano parte del patrimonio appunto della, della scuola. Perciò evidentemente, quando la scuola è stata fondata nel 1769, in quegli anni, evidentemente quei due ritratti avevano un significato. Poi c'è una lapide, vedete, di un veterinario che tra l'altro morì proprio perché mentre. Eh, docente universitario, eh, mentre lavorava contrasse la morva, che era una malattia dei cavalli, ma che trasmessa all'uomo e a lui, poveretto, lo portò a morte. L è anche una foto dell'angolo del museo che è dedicato ai microscopi, alle microscopie, e qui vediamo due microscopi degli anni 60 a sinistra, microscopi ottici, però a destra quello con quel lungo tubo arancione è già un microscopio elettronico. È un microscopio elettronico che ha lavorato per tanti anni a veterinaria, ha smesso di essere utilizzato, è rimasto, diciamo, è stato superato eh, alcuni anni fa e noi l'abbiamo già portato in museo perché è importante far vedere appunto che in sì. veterinaria si aggiorna. Utilizza. Con questo microscopio è possibile vedere i virus, per esempio, no? i virus con microscopi ottici non si possono vedere assolutamente sono troppo piccoli il microscopio elettronico permette di vedere i virus e perciò fare diagnosi molto più precise ecco, quindi Marco quindi il museo cioè non, non, è sta, non sta mai fermo continua continuamente si, si, si arricchisce di nuovi pezzi di, di nuove cose quindi come com è, com è, com è, com è, qual è la vita del museo come vive Guarda, la vita del museo è veramente una, eh, una ricerca continua, ti posso dire che gli ultimi regali. Che abbiamo avuto sono della settimana scorsa. La settimana scorsa ho ancora da una veterinaria, una professionista che ha fatto ordine, che occupa, utilizza uno studio uno degli ambienti a Torino, che sono eh, stati studio veterinario, ambulatorio veterinario da, da tantissimo tempo e andando nelle sue cantine ha trovato due o tre pezzi veramente interessanti che ci ha regalato. Un altro reperto che abbiamo recentemente recuperato delle biblioteche che purtroppo col trasloco a veterinaria da, da, da Vianizza, da vecchia sede a Grugliasco erano finiti nelle cantine non, non erano adeguatamente valorizzati li abbiamo setacciati assolutamente, abbiamo trovato dei libri molto importanti che adesso fanno parte della collezione eh, dei libri antichi che fanno appunto che è una parte estremamente importante del, del museo stesso, è conservato sempre all'interno del museo perché è chiaro che le, gli oggetti parlano con le carte, le carte parlano con gli oggetti ed è tutto, ed è tutto una, una storia. Per esempio, qui vediamo il libro in cui è illustrato un ferro chirurgico prettamente veterinario, un troncadenti per cavalli, quando i denti crescono storti per capire c'è bisogno di, di troncarli, di, di curarli. E il professor Bassi, nell'Ottocento, ha inventato una, una pinza estremamente robusta. Che tra l'altro forse ne abbiamo anche una, una foto mi pare e in ogni modo è un grosso un grosso strumento tipicamente veterinario tra l'altro che non ha paragoni nel mondo nel mondo umano in questo caso ecco questo questo è l'oggetto che noi vi garantisco che è bello pesante bello robusto e fa, applica una forza tremenda perché immaginate che i denti di un cavallo sono grossi robusti e per essere tagliati opportunamente hanno bisogno di ferri veramente veramente grossi un'altra cosa che mi piace raccontare velocemente è che eh, nella storia del Diciamo, del, del, gli, degli anni 50 alla, in televisione gli animali furono presentati dall'amico degli animali che... Che ti ricordi, ecco Lombardi? Lo ricordiamo, Angelo Lombardi, certo. Ecco esattamente, Angelo Lombardi era un. Si occupava in realtà per il suo mestiere, lui si occupava degli animali che servono per il cinema. Perciò, quando in un film da un gatto a un leone e con tutto quello che c'è di mezzo, elefanti, zebre, eccetera, eh, c'era un animale che doveva in qualche modo interpretare un ruolo, eh, era Angelo Lombardi, la persona capace di, di, di gestire questi animali, procurarli e di gestirli. Eh, il suo capolavoro è stato il film La Bibbia in cui ha eh, dovuto far entrare nell'arca di Noè veramente, realmente, tutti gli animali del, che si se uno va a vedere le scene di quel film lì può anche capire il lavoro che è stato fatto. Ebbene, recentemente la famiglia di Angelo Lombardi ci ha regalato tutto l'archivio della famiglia e sono migliaia e migliaia di documenti che devono ancora essere studiati ma che sicuramente ci racconteranno delle cose estremamente interessanti eh, e questo per dare un esempio appunto del, del, dell'attenzione delle, delle eh, acquisizioni che cerchiamo di fare continuamente sia di documenti, ripeto, di oggetti cercando di valorizzarli, di raccontarli Senti, ma adesso ci devi raccontare qualche cosa di un po' particolare che si può trovare no intanto io avevo una curiosità ma eh, la, la, vete, la figura della veterinaria donna l'avete la, la documentata nel museo perché si parla sempre del veterinario ma adesso noi abbiamo tante ragazze iscritte forse più ragazze che ragazzi però una volta credo che ce ne fossero poche di veterinari avete qualche testimonianza eh, eh, sì abbiamo, abbiamo la testimonianza della prima donna che si è laureata in medicina veterinaria e, e, ed è, e questo è successo nel 1952. Anna Vigone, questa dottoressa, che poi ha avuto una, una carriera, è stata una una bellissima veterinaria professionista eh, ricordata anche con affetto da, da, da chi l'ha conosciuta e, e di questa dottoressa c'è rimasto un ricordo molto curioso perché spero che lo si possa far vedere una volta gli studenti universitari portavano, giravano anche per la città con in testa dei capelli come questi che si chiamano il goliardo e certo. ogni Ogni facoltà aveva un colore, e veterinaria insieme a medicina, è il colore rosso, sim, il simbolo. E questo è proprio il, il goliardo, il cappello che portava Anna Vigone. E, eh, vedete le quattro strisce? Indicano che aveva completato i quattro anni di studio, poi li, li decoravano in tanti modi. E, e, e la figlia della dottoressa Vigone ci ha regalato eh, tutti i ricordi della vita della madre, e sono un altro patrimonio veramente importantissimo. Dal 52 siamo arrivati ad oggi in cui veramente la maggioranza dei nostri studenti sono ragazze. Esatto. Senti, no, invece tornando a, a quello che ti chiedevo prima, qualche, qualche pezzo veramente un po' strano, anche magari un po'... Guarda... Io ti direi, eh, noi ne abbiamo, sì, ne, abbiamo, ne abbiamo tanti, per dire una volta per esempio era possibile con una certa frequenza eh, reperire magari al macello eh, dei, degli enormi calcoli, perché gli animali, i bovini per esempio sviluppavano dei grossi calcoli anche nel rumine, nei bezoar e, e, e a volte erano anche calcoli vescicali calcoli, e, e alcuni di questi raggiungevano delle dimensioni incredibili e ne abbiamo alcuni che sono grandi come un pallone, un pallone da calcio ecco vedete non sono sassolini questi sono grandi così per capirsi e, e sono una cosa che al giorno d'oggi è diventata più rara da trovare ma in modo sono, sono molto curiosi direi che come Particolarità, eh, beh, ci sarebbe, vorrei dire due parole su tutta la sezione di parassitologia. Abbiamo detto che il museo è fatto da due parti, e il Museo Perroncito è la parte parassitologica. Questo Edoardo Perroncito, che era un veterinario, un patologo, un professore universitario, in realtà mh, si occupò molto delle malattie parassitarie, le studiò. E eh, arrivò al punto di eh, le studiò così tanto e con dei risultati così brillanti che non la facoltà di medicina veterinaria, ma la facoltà di medicina e chirurgia, cioè la medicina umana, gli diede la, la prima cattedra al mondo di parassitologia. Al giorno d'oggi lo studio dei parassiti è una disciplina, eh, diciamo, ufficiale, normalissima. Nessuno si stupisce che qualcuno studi parassitologia. Ebbene, in tutto il mondo il primo. Eh, il primo docente che ha avuto l'incarico di insegnare unicamente la parassitologia è Perroncito. Avete visto un'inquadratura del museo, vedete che nel museo ci sono centinaia e centinaia di fiale eh, che contengono soprattutto vermi, eh, anche artropodi, comunque parassiti per capirsi. E la cosa importante è che, è da ricordare, è che il nostro Perroncito, che qui vediamo in un'immagine da giovane, eh, divenne, arrivò ad una fama assolutamente mondiale proprio per quello che state vedendo adesso. Nel 1800 70-71 si era incominciato a scavare, anzi scusate, più tardi, all'inizio degli anni, alla fine degli anni 80, si era incominciato a scavare il tunnel del San Gottardo fra l'Italia e la eh, Svizzera, un tunnel ferroviario. E a un certo punto, fra i minatori che stavano scavando questo tunnel, eh, si diffuse una anemia mortale, una volta si diceva anemia perniciosa, cioè una. Una perdita di sangue, praticamente nel sangue diminuivano fortissimamente i globuli rossi e questo portava appunto a un'anemia e un indebolimento complessivo dell'organismo che portava a morte. Non si capiva. Il motivo per cui centinaia di persone morivano contemporaneamente in brevissimo tempo eh, di questa malattia, finché fra i tanti medici chiamati a consulto arrivò anche Perroncito, il quale partecipando a un'autopsia di un eh, povero eh, minatore che era morto eh, scoprì che nel duodeno, cioè nella parte dell'intestino tenue, c'erano migliaia di piccolissimi vermi. Molto, molto piccoli, ma che essendo migliaia, e, e con la bocca si arpionavano alla mucosa del, dell'intestino e succhiavano sangue, per cui la perdita di sangue era solo per il fatto che questi vermi si nutrivano del sangue dei, dei poveri eh, minatori. E questo verme passava da un. Da un una persona all'altra, perché loro lavoravano a piedi scalzi nel fango, un ambiente molto caldo, perché sotto le montagne la temperatura aumenta, e dentro questo fango umido e caldo le larve si spostavano e penetravano attraverso la pelle dei piedi. Ebbene, Perroncito non solo fa questa diagnosi di cui nessuno era stato capace fino a quel momento, anche tutti i medici chiamati non avevano capito nulla, ma in base alle sue conoscenze propone una terapia, una cura, tra l'altro un estratto vegetale, che cura totalmente la malattia. Perciò in, pochi, in un arco di tempo brevissimo, nell'arco di mesi, da avere una mortalità spaventosa che aveva praticamente bloccato lo scavo della galleria, si passa a una cura totale. Ora, il San Gottardo fu salvato in questo modo. Ma ricordiamo, dobbiamo sapere che tante altre persone in giro per il mondo si ammalavano dello stesso verme perché lavoravano allo stesso modo, in temperature calde, coi piedi nel fango. E questi erano i fabbricanti di mattoni, i fornaciai, qua da noi, oppure i contadini delle zone tropicali. E in tutte queste zone quel verme causava delle mortalità. Perciò Perroncito arriva ad avere una fama mondiale perché non solo appunto fa la diagnosi, ma propone e trova immediatamente la terapia. E questa cosa che state vedendo adesso qui vicino è un'etichetta di un'acqua minerale che la, la, la sorgente era a Rivo Dora, perciò sulle colline vicino a Superga. E come vedete, quella persona con la barba fluente, eccetera, è proprio il nostro professor Perroncito che in questo caso faceva da testimonial, come si direbbe oggi, no? da opinion maker del, per, per valorizzare, diciamo, per celebrare quest'acqua. Quest questo per dire che era una persona che si poteva veramente, il cui nome poteva essere speso, per, data la sua fama, no? Sì. Una storia veramente incredibile. E ha raccontato, credo, una piccolissima parte di tutto quello che, che questo museo interessantissimo può offrire al visitatore. Adesso andrò anch'io a vederlo perché io l'ho sempre solo visto un po' di straforo. E quindi ci piacerebbe, mi piace sapere, credo che piace, interessa a tutto sapere come quando si potrà andare a visitare, come si visita, se accompagnati, autoguidati. Qualche notizia un po' sulla le visite a questo punto. Certo, ma il, il museo sarà, tornerà a essere visibile appena tutti quanti potremo tornare in un qualche, in qualunque sì. museo, sappiamo che oggi, proprio oggi, eh, da ieri sono stati di nuovo chiusi tutti anche quegli altri universitari, noi siamo un museo universitario eh, tra, i, tra i diversi e, e sicuramente lo si potrà rivisitare visitare appena saremo tutti più liberi eh, sì, consigliamo sempre una visita guidata perché non è una disciplina così nota ed è. Beh, bene, bene, assolutamente. Poi l'altro, lo si fa assolutamente volentieri. Io ho sempre dato edrò ancora la mia disponibilità tutte le volte che ce ne sarà bisogno. però come vi ho detto, la dottoressa Patrizia Pella è perfettamente in grado di raccontare tutte le cose della nostra storia perché è anche una studiosa di storia della veterinaria e il professor Re l'attuale direttore ha tutte le sue competenze ci segue ormai e, ed è perfettamente in grado anche lui di, di raccontare queste cose sì eh, il sì tenete conto che il museo ha un suo sito se si va dentro se si vede il sito della veterinaria di torino troverete anche lo spazio dedicato al museo con qualche immagine con un link con un numero di telefono un indirizzo mail perciò in qualunque modo si può prendere contatto e, e, e stabilire un appuntamento. E immagino un museo gratuito, gratuito. Vabbè, ovviamente, sì, sì. È, e, eh, ovviamente, ovviamente, no, perché in altri musei è necessario. Far pagare eh, una piccola, perché da, tutti i musei universitari non costano mai molto, questo ve lo posso garantire, eh, però questo è, è gratuito. Perché... Si può visitare o individualmente o come gruppo sì. O scolastico. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, non ci sono limiti. Benissimo. Bene, credo che non so, credo che ci siamo detti alcune delle cose che. Ci hai svelato alcuni dei segreti, delle cose belle che questo museo nasconde. Non ci resta che andarlo a visitare il prima possibile, immagino. Perché sono... invitare, tutti, certo, invitare tutti a venire, sicuramente scopriranno molte altre cose che stasera non abbiamo potuto raccontare, ma, ma sicuramente sarà un'esperienza interessante, tra l'altro collegata facilmente ad un tour della, della nostra scuola che ha anche tanti angoli facilmente visitabili e, e che sicuramente secondo me sono interessanti. I bambini a vedere gli animali eh, sono sempre molto contenti e, e noi mm. ne abbiamo anche tanti. Vi può a venire per magari iscriversi poi da veterinario o anche da agrario. Perché no? Capire, quello che noi sappiamo è che rendersi conto del, del passato di una qualunque disciplina universitaria eh, motiva, eh, se uno ha un interesse verso una passione verso una qualunque disciplina universitaria, vederne la storia. È una grossa motivazione. In alcune università in giro per il mondo, anche in Italia, si fa proprio questo. Gli studenti liceali li si portano nei musei per eh, permettere loro di, 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 di cogliere lo spirito più che altro, non tanto le singole cose, ma, ma attraverso questi musei si trasmette il senso, lo spirito delle discipline. E questo che vedete è proprio un colpo d'occhio del nostro museo. Anche gli arredi credo siano storici. Credo. Sono d'epoca, sì, sì, assolutamente. Sì. Ok Marco, credo che siamo arrivati alla fine di questa intervista, credo Nadia. Sì, siete arrivati e siete stati veramente molto molto precisi a stare nei tempi, complimenti. Allora, vedo che non ci sono particolari domande dal, dal pubblico. Eh, io rinnoverei, come avete già fatto, l'invito quindi a visitare il museo perché è un luogo davvero ricco non solo di storia, ma di tantissime storie. Eh, io ho avuto l'occasione di farlo recentemente ed è veramente stato molto emozionante. Eh, per cui, appunto, aspettate che vediamo un commento, magari qualcuno. Grazie professore. Eh, per cui abbiamo incuriosito <ride> qualcuno del nostro pubblico. Nulla, eh, come appunto diceva il professor eh, Galloni, c'è il sito, Museo di Scienze Veterinarie Torino trovate, trovate i contatti, il numero di telefono, indirizzo mail, eh, scriveteci, mm, per cui sicuramente appena sarà possibile ci si attiverà per organizzare nuovamente nuove visite guidate. Io non per certo. il momento vi... come? ho detto no, certo ho detto. Certo. Allora, io per il momento vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti grazie e <ride> grazie per essere stati con noi e rinnovo tutti l'appuntamento a questa sera alle ore 21 con le degustazioni sul divano. Questa sera ci sarà Luca Giaccone che ci guiderà nell'assaggio di, di tre birre, per cui c'è giusto il tempo di mangiare un boccone e poi ci ritroviamo alle nove. Ok, grazie. grazie a tutti, buona serata. Buona serata a tutti, arrivederci.